A Cipro riaprono le banche con le guardie armate fuori da ogni filiale e per strada c'è un enorme assembramento di polizia, praticamente mai vista negli ultimi anni. Le banche oggi autorizzano prelievi di 300 euro, ma negli aeroporti ci sono controlli a tappeto per tutti, quindi ciprioti e non ciprioti, per accertare chi si sposta con somme in contanti superiori ai 3.000 euro. E così, mentre i correntisti ciprioti rischiano di pagare, e non solo ciprioti, rischiano di pagare di fatto quello che è un fallimento ristretto con un prelievo forzoso sui propri conti correnti che potrebbe arrivare addirittura sino al 40%, c'è già chi è al lavoro per, come dire, esportare il modello Cipro su vasta scala. Il portavoce del commissario europeo per ovviamente la regolazione finanziaria, ha parlato all'agenzia di stampa tedesca Reuters di una bozza di legge della Commissione europea che prevede la possibilità di istituire il prelievo forzoso sui conti correnti con depositi superiori ai 100.000 euro in tutti i paesi europei. Per cosa? Per salvare le banche, per pagare il debito. La grande finanza internazionale non ha la pancia piena, non è sazia ed è pronta a cannibalizzarci ancora. Tutto questo, fra l'altro, avviene a pochi giorni di distanza dall'intervento di Christine Lagarde del Fondo Monetario Internazionale rispetto al settore della finanza globale. La Lagarde ha sostenuto il proprio intervento, lo trovate sul sito ufficiale, dicendo che ci stiamo muovendo verso un'era illuminata della finanza globale e della regolamentazione basata sull'esperienza e sulla ragione. Se per lei stiamo andando verso un'era illuminata della grande finanza internazionale, beh, ci aspettano tempi bui, molto bui. Perché ad esempio, pensate, secondo il Fondo Monetario Internazionale, una delle priorità per l'Unione Europea è trovare modalità e disposizioni governative al più presto possibile per ricapitalizzare il MES, che è quel meccanismo con cui i paesi in difficoltà devono cacciare fuori dei soldi verso un ente intoccabile, il quale dovrebbe, sulla carta, dare soldi in prestito, creando quindi nuovo debito, verso gli stessi paesi in difficoltà. Il MES. O ESM, che dir si voglia, la sostanza non cambia. Ma c'è un'altra cosa che rende entusiasta Christine Lagarde e il Fondo Monetario Internazionale: l'SSM. Si tratta del Single Supervisory Mechanism, di cui si legge nella proposta elaborata a Bruxelles dalla Commissione europea il 12 settembre dell'anno scorso. Il progetto di questo meccanismo di supervisione era però nato alcuni mesi prima, all'Eurovertice di giugno dell'anno scorso, nello stesso appuntamento in cui cioè si decise che il MES, oltre che essere un fondo salva stati, beh, sarebbe stato anche salva banche. Si potrebbe parlare a lungo della proposta settembrina della Commissione europea per l'istituzione dell'SSM, ma c'è una frase nell'introduzione del documento ufficiale, trovato in rete, che spiega senza alcun'ombra di dubbio a cosa serve. Quando un meccanismo di questo tipo andrà a regime per le banche dell'euro, il MES potrà, seguendo una decisione regolare, avere la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche. Cioè l'SSM serve per consentire al MES di ricapitalizzare direttamente le banche, questo è, di dare soldi, quattrini alle banche. Il meccanismo di supervisione, che non è questa cosa così fuligginosa, così distante, così lontana da noi, nel febbraio di quest'anno ha cominciato a prendere corpo con la bozza per il Single Resolution Mechanism, SRM. Evidentemente in Europa adorano le sigle, gli acronimi, servono per non far capire un tubo ai cittadini normali e per rendere ancora apparentemente più illuminata la grande finanza internazionale. Ma sempre di fregature si tratta. Nella bozza si legge che dovrebbe essere creata una nuova entità indipendente per l'SRM, ovvero la European Resolution Authority, conosciuta
con poteri sovraordinati, se preferite, superiori a quelli delle autorità statali dei singoli stati. European Resolution Authority, ERA. Un'altra sigla con la quale dovremmo imparare a familiarizzare. Era come la moglie mitologica di Zeus, che viene spesso raffigurato con il melograno in mano. E qui, come dire, si potrebbe dire a lungo del significato del melograno, a livello simbolico per certi ambienti, ma andrei o alloggerei lontano dai contenuti della bozza del documento della quale vi voglio parlare. A proposito di ERA, fra l'altro anche in questo caso, spulciando nei vari documenti, si trovano indicazioni relative alla copertura con segreto professionale per chi vi lavora e vi collabora. Al cittadino non far sapere quanto le banche vogliono avere. Il singolo meccanismo di supervisione ci fu venduto a suo tempo dai media, anche se non con questo nome, e dai politici, come un ulteriore passo verso una maggiore integrazione europea, una vera e propria unione bancaria europea. Evviva! Con questo meccanismo, in fin dei conti, e con ERA, saremo ancora più europei! Alla faccia degli euroscettici, dunque, qui si viaggia verso un'unione europea ancora più stretta, ancora più integrata. Peccato che i sostenitori di questa Europa non riescano proprio a rendersi conto che la mostruosità nella quale chi ci ha governato, chi ci ha gestito, ci ha trascinato, non ha nulla a che vedere con l'Europa dei popoli, ma è solamente una trappola delle banche e della grande finanza internazionale che stanno massacrando i popoli dei paesi europei. Ci vogliamo dunque rendere liberi dalla manipolazione e dalla dittatura finanziaria? Se non troviamo il coraggio di farlo e pensiamo che si debba restare in questa Europa delle banche, non avremo mai e poi mai una vera Europa dei popoli. A noi dunque la scelta. Allora, innanzitutto grazie a Paolo per i preziosissimi aggiornamenti che arrivano direttamente da Cipro. E poi arriviamo alla chicca numero uno, perché abbiamo dei media veramente smemorati in Italia, tutti presi dalla fregola del governo, da Tizio contro Caio, da Caio contro Sempronio, da Sempronio contro Tizio contro Caio, di cui ho già detto nei punti precedenti, beh, si sono dimenticati di informarci che negli ultimi mesi abbiamo avuto ben due visite dal Fondo Monetario Internazionale, due missioni in Italia, una nella seconda metà di gennaio e una dal 12 al 26 marzo scorso. Sul sito del Fondo Monetario Internazionale, fra l'altro, trovate le dichiarazioni fatte in relazione al buon lavoro svolto dall'Italia per fronteggiare la crisi, il che è tutto un dire. Arriviamo alla chicca numero 2. L'Unione Economica e Monetaria Europea è in buona compagnia. Infatti, nel 1994, con un apposito trattato, venne istituita l'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale, che coinvolge un'area vasta oltre 3 milioni e mezzo di chilometri quadrati e oltre 80 milioni di persone. La cosa singolare, però, è quella di trovarsi a leggere di questa unione sul sito dell'ufficio esecutivo del Presidente degli Stati Uniti, come potete vedere dall'immagine. Si va a leggere fondamentalmente ciò che hanno ottenuto gli Stati Uniti da questa unione, perché il surplus degli Stati Uniti è un dato oggettivo che potete trovare appunto su questo sito. Morale della favola, gli Stati Uniti hanno esportato nell'Unione più di quanto non abbiano importato da questi paesi. E ancora, una cosa molto singolare è che gli Stati Uniti hanno al tempo stesso importato ed esportato petrolio verso l'Unione. Questo vuol dire che hanno evidentemente acquistato petrolio da uno dei paesi dell'Unione Economica e Monetaria Africana Occidentale e probabilmente l'hanno venduto ad un altro degli stati che fanno parte della stessa Unione, magari uno di quegli stati che confina o è vicinissimo al paese che l'ha materialmente estratto e venduto agli Stati Uniti, ma per la globalizzazione imperante questo stato l'ha dovuto acquistare dagli Stati Uniti, dagli USA. C'è un'altra cosa importante di questa unione monetaria ed economica africana. Uno degli stati coinvolti, il Burkina Faso, è stato governato da un grande personaggio, assassinato purtroppo nel 1987 dopo un celebre discorso sul debito.
Si tratta di Thomas Sankara, che ebbe il coraggio e la forza di dire queste parole. Il debito è ancora il neocolonialismo, con i colonizzatori trasformati in assistenti tecnici, anzi, dovremmo invece dire assassini tecnici. E si rifiutò di pagare il debito, invitando gli altri paesi a fare la stessa cosa. Magari le parole di Thomas Sankara potessero risvegliare i cittadini e i governi dei paesi europei.